capelli biondi, occhi azzurri, temperamento tosto, un corpo scolpito e un grande amore per lo sport. È mamma, modella, showgirl, conduttrice e blogger. E nella sua vita c'è un solo mantra: running, yoga e sana alimentazione. Lei è Federica Fontana, che dello sport e benessere ne ha fatto uno stile di vita. L'abbiamo conosciuta tra gli anni 90 e 2000 sul piccolo schermo, in tanti programmi di successo, dalla Sei l'ultima a Paperissima, da Mai dire gol, fino a Guida al campionato e Controcampo. L'amore per il calcio e lo sport in generale sono stati il filo conduttore della sua vita, che oggi si ispira ad una disciplina millenaria che va oltre la performance e i risultati, lo yoga. Chi è oggi Federica Fontana? È una donna, madre, impegnata in tante cose nuove, che resiste al Covid come stiamo facendo tutti quanti e che spera di poter tornare al più presto ad essere libera di fare quello che gli piace fare. Lo yoga oggi è la tua filosofia di vita. Descrivecelo in tre parole. Consapevolezza, perché con lo yoga prendi consapevolezza. Flessibilità, perché dai flessibilità alla tua mente e al tuo corpo, e oserei dire quotidianità, perché lo faccio tutti i giorni. Quando ti ci sei avvicinata? Non è stato un amore a prima vista, mi sono avvicinata 10 anni fa, ma forse non eravamo ancora pronte di innamorarci l'uno dell'altra, e quindi 3 anni fa ho ripreso a praticare yoga e da allora non l'ho più abbandonato. Cosa ti ha affascinato di questa disciplina? Più che il fascino di questa disciplina, mi ha dato dei benefici. Quindi quando trovi beneficio nel praticare qualcosa, nello svolgere qualcosa, nel frequentare qualcuno, poi non lo molli più. E cosa ti entusiasma? Il senso di pace, di quietezza che ti dà. Da quando hai iniziato ad oggi, cosa è cambiato? Che incomincio ad avere idea di come possiamo aggiogare la nostra mente, perché yoga vuol dire aggiogare, quindi guidare e cercare di contenere la nostra mente. E dal futuro cosa ti aspetti dallo yoga? Non mi aspetto nulla dallo yoga, io spero che in futuro continui ad essere il mio compagno di viaggio. E fino ad ora che cosa ti ha insegnato? A guardare dentro me stessa e anche a essere più paziente, più riflessiva e sicuramente magari a calmare le mie ansie. I momenti migliori della giornata per praticarlo? Sicuramente per me la mattina, proprio presto, in tarda mattinata, ma la mattina è il mio momento preferito. Ed una mamma come te, come fa a conciliare la disciplina e la famiglia? Sono abbastanza fortunata perché magari a dispetto di altre donne che lavorano e sono mamme, ho dei tempi liberi anche nella mezza mattinata o tarda mattinata e quindi riesco a conciliare tutto. Però penso che mi è successo che pur di praticare mi sveglio anche prima di quando suona la sveglia. Lo yoga ti ha cambiato? Mi ha reso più serena. E se tornassi indietro, faresti ancora questa scelta? Sì, assolutamente. E devo dire che, come vi ho già raccontato, è una scelta, un incontro che avviene in un momento speciale della vita dove si è pronti a questo cambiamento. Il 2020 ci ha messo a dura prova. Lo yoga ti ha aiutato ad affrontare queste difficoltà? Sì, sotto due punti di vista, della resistenza della mente ma anche dell'impegno, nel senso che ero impegnata per 1 ora e mezza tutti i giorni nella mia pratica dello yoga e mi dava comunque sfogo ai miei bisogni, anche se vogliamo fisici, di potersi muovere, perché eravamo tutti segregati in casa, quindi è stato un grandissimo compagno di viaggio per questo momento difficile e nel primo soprattutto lockdown. Stai sperimentando qualche nuova disciplina? Anticipici qualcosa?
Beh, mi piace sempre provare cose nuove. Ho scoperto che c'è questo bastone che si chiama Gymstick, dove si possono fare anche degli esercizi, diciamo, più che di yoga, più vicini al Pilates, attraverso l'utilizzo di due elastici. È un bastone con due elastici attaccati che si mettono nei piedi, nelle mani, e quindi si fanno esercizi a corpo libero di resistenza o un po' nel metodo studiato dal signor Pilates. E tra 5 anni come ti vedi? Tra 5 anni mi vedo in un'asana dello yoga che magari ancora non è perfetta e non ho raggiunto, magari come può essere una pincia, che è una posizione dove ci si appoggia solo con gli avambracci, a testa in giù, perfetta, in perfetto equilibrio, quindi vedo i miei progressi. Ciao Federica, grazie e in bocca al lupo. Grazie, ciao!